Lo schiavo mentale segue il suo credo, non sa investigare liberamente. Quando uno crede, non ha alcuna possibilità di indagare liberamente. Il primo pensiero che gli mettono davanti che conferma il suo credo blocca qualsiasi opportunità di ulteriore esamina con metodo scientifico per qualsiasi altra opportuna circostanza. Credere è nemico di conoscere, e la conoscenza ci è stata innestata da piccoli, ma non è la vera cognizione. È il risultato di una cultura imposta senza il supporto naturale dell'intuizione, un'intuizione che è stata sradicata e soffocata, ingurgitando ininterrottamente cognizioni e teorie inutili per la nostra vita. La maggior parte di voi che segue questo canale non è mai andata a fare alcuna rilevazione. Avete semplicemente osservato video. Vi manca l'esperienza reale. Qualsiasi semplice immagine come questa del ponte Pontchartrain, se siete credenti del globo, è una certezza che conferma la curvatura. Se credete nella terra piana, vi mette dei dubbi. Perché? Se foste andati a testare personalmente le rilevazioni, non avreste bisogno di immagini, perché sapreste che si tratta di rifrazione. Abbiamo visto innumerevoli video che mostrano quanto rifrazione, prospettiva e risoluzione angolare giocano qualsiasi possibilità di rilevazione visiva reale. Su questo canale avete a disposizione la playlist Curvatura ed Orizzonte, che con oltre 250 documentazioni dimostrano che il nostro meraviglioso regno che ci ospita è piano. E semplicemente con un video come questo vacillate? Significa che per voi la terra piana è un credo, come per chi crede nel globo. Lo stesso effetto lo potete ottenere in molte altre occasioni, come state vedendo, dove le immagini curvano e distorcono la realtà e forniscono una visione diversa dalla stessa realtà. Esistono video dello stesso ponte dove non si vede alcuna curvatura. Qual è quello vero? Nessuno. La verità è solo dove esiste il ponte e dovreste andare là, rimanere più e più giorni per registrare il filmato che più vi aggrada. Significa che anche questa mia indagine non è in grado di fornire cosa è vero e cosa non è vero? No. Usiamo semplicemente i dati del regime, lo stesso regime che ci ha iniettato il credo nella terra globo. Quanto è largo il lago Pontchartrain dove è stato costruito il ponte? 38,64 km. Da che altezza si è lanciato Felix Baumgartner nel suo salto nel vuoto? 38,883 km. Cosa dice l'astrofisico Neil deGrasse Tyson riguardo alla possibilità di rilevare la curvatura da questa altezza? E quel tizio che ha fatto il salto da quel pallone perfetto, come si dice, Felix Baumgartner, sarebbe stato a circa 2 mm sopra la superficie di questo globo. Questo è il limite del salto dallo spazio. Ora, sapete, non ho alcun problema se l'ha fatto, ma l'onestà di questo apprezzerei molto quello che penso che le persone facciano effettivamente. E non solo questo, hanno fatto delle fotografie dove usano obiettivi ad ampia apertura che curvano la linea dell'orizzonte. Nella foto si vede questa curvatura della Terra e... wow, è nello spazio, guardate! No, non c'è! Da quell'altezza non si vede la curvatura della Terra se sei a 2 mm sopra questa palla da spiaggia. Non si può! Questa cosa è piatta! Se lo dice Neil deGrasse Tyson, astrofisico del sistema, questa immagine non può essere vera, perché ha affermato che da quella distanza non si può rilevare alcuna curvatura. Da quell'altezza non si vede la curvatura della Terra se sei a 2 mm sopra questa palla da spiaggia. Non si può! Questa cosa è piatta! Se ancora non l'avete fatto, spegnete anche i device,
è l'unico modo per chi ancora crede di essere sveglio di evitare di essere risucchiati dentro il buco nero nel quale state precipitando. I video li posto per chi ancora sta aprendo gli occhi, non per chi ha compreso l'inganno.